il paradigma a oggetto. Allora, supponiamo di voler calcolare la circonferenza e l'area di un cerchio. Conosciamo benissimo le formule perché la circonferenza si ottiene moltiplicando 2 pi greco r, dove r è il raggio, mentre la superficie, cioè l'area, si ottiene moltiplicando pi greco per il raggio alla seconda. Quindi il problema è ben formalizzato, semplice da risolvere. Ora, supponiamo di avere, cioè noi abbiamo 2 possibilità. Abbiamo la possibilità di creare da zero una classe. Creo la classe cerchio, definisco all'interno di questa classe cerchio il raggio e poi scrivo i metodi per calcolare questa, la circonferenza e per calcolare l'area. Proviamo a farlo. Adesso apro Eclipse. E proviamo proprio a fare questa operazione. Quindi, file new, Java project, esempio ereditarietà. Quindi creiamo qua il primo package, chiamiamo esempio 1, il package. Qua dentro creo la classe cerchio. La classe cerchio è quindi un tipo di dato. La sua struttura interna è formata solo da una unica variabile di istanza e raggio, quindi private double raggio. Poi c'è il costruttore public, seguito dal nome della classe cerchio, con parametri solo il raggio, quindi double raggio, e il costruttore assegna dis.raggio il parametro raggio. Poi abbiamo i metodi getSet, quindi public double getRaggio, che restituisce il raggio, ok, return, e poi il metodo setRaggio, che restituisce void, un parametro, un double, che chiamiamo sempre raggio, che assegna a this.raggio, adesso vado a correggere, il nuovo raggio. Bene, poi abbiamo come sempre il metodo toString, quindi public string che restituisce la stringa costituita dal nome della classe cerchio, seguita da una parentesi quadra aperta, dal nome della variabile raggio uguale, chiuse le virgolette, più il raggio, più la parentesi quadrata chiusa, punti e virgola. E poi ci sono il metodo per calcolare l'area e per calcolare la circonferenza. Allora, public, chiamiamolo circonferenza. Questo è un metodo che restituisce un double. Se qualcosa che non è chiaro, ditemelo, eh. Per calcolare la circonferenza, vista la formula, non c'è bisogno di nessun parametro perché il raggio ce l'abbiamo, pi greco e pi greco, 2 e 2. Quindi,
Facciamo restituire da questo metodo 2 per pi greco per r, quindi 2 per, ricordate, pi greco è una costante della classe mat, quindi mat.pi, per il raggio, mentre per quanto riguarda l'area, anche questa restitution double, area, e non ci sono parametri nemmeno qui perché ci basta avere il raggio e c'è già nella classe, e questo invece restituisce pi greco per il raggio al quadrato, quindi mat.pi per il raggio alla seconda, userò il metodo PAO della classe mat.pao raggio virgola 2. Per chi non conosce questi metodi e non se li ricorda più, c'è la classe, lo faccio rivedere perché può sempre essere utile, c'è la classe mat di Java che racchiude tutta una serie di metodi statici, quindi richiamabili con nome della classe, punto, nome del metodo, che permettono di fare dei calcoli matematici, quindi non so, di calcolare il valore assoluto, di calcolare il seno, il coseno, l'arcoseno, l'arco coseno, e l'esponenziale, eccetera. Fra questi c'è anche appunto il metodo PAU che calcola la potenza di, data una certa base e un certo esponente. PAU che prende la base indicata come primo parametro e la eleva all'esponente indicato come secondo parametro. E poi c'è la costante pi, troviamo qua, costante pi, anche questa statica, quindi si utilizza appunto il nome della classe, punto nome della costante in maiuscolo. Tornando a Eclipse, ecco abbiamo creato la nostra classe e quindi possiamo utilizzarla in un programma. Cosa vuol dire usarla in un programma? Creo un package di test. In questo package di test creo un'applicazione new class, la classe test, test cerchio. Metto il main e provo a vedere se funziona. Funziona sicuramente, no? Però intanto inizio a creare un'istanza della classe cerchio. Creazione, istanza cerchio, cioè creo l'oggetto cerchio e basta scrivere cerchio, un cerchio uguale new. Chiamo camel case, fa che si legge meglio. New cerchio, e il costruttore ci dice che per creare un cerchio dobbiamo specificare un parametro che rappresenta il raggio. Quindi adesso andrò a creare un cerchio di raggio 1. Qua devo importare la classe cerchio. Ok, e salvo. Creato questo cerchio, vado a stamparlo. Per il debug sempre, quindi aggiungo debug. Quindi system.out.println ma sì, non metto commenti, stampo proprio direttamente un cerchio. Ok. Poi provo a calcolare l'area e la circonferenza, calcolo di area e circonferenza. Per richiamare questi metodi devo andare a richiamare appunto, cioè devo andare ad utilizzare l'oggetto che ho creato, un cerchio. Quindi dichiaro delle variabili locali a questo metodo main, anche se non è necessario. La variabile double circonferenza, lo faccio solo perché è più chiaro per voi. Allora, questa variabile assegno
La chiamata, cioè ciò che mi restituisce il metodo circonferenza della classe cerchio, quindi questo qui, qua sotto, circonferenza. Quindi vado a scrivere l'oggetto, un cerchio, non posso richiamarlo diversamente, devo scrivere il nome dell'oggetto, punto, nome del metodo, cioè circonferenza. Aperta e chiusa tonda, punto e virgola. Qui mi dà errore perché è minuscolo. Poi vado anche a calcolare l'area, quindi un'altra variabile locale al metodo main area, uguale di nuovo a un cerchio, punto area, aperta e chiusa tonda, punto e virgola. E poi stampo i risultati, quindi system.out.println di, allora mettiamo un commento uguale, e qua vado a scrivere la circonferenza. Punto e virgola, manca il più, me lo sono perso. E poi stampo anche l'area con le stesse modalità. Quindi, area del cerchio di raggio R, di raggio R no, perché adesso andiamo a correggere questa cosa. E poi area. Allora, voglio stampare anche il valore del raggio. Non posso usare R. Perché non posso usare R? R non esiste. Qua devo metterci il raggio, ma anche raggio non esiste. Vedete una variabile che si chiama raggio in questo codice? No. Come faccio ad ottenere il raggio del cerchio? Con getRaggio, esattamente. Quindi qua basta scrivere get raggio, guardate le get raggio naturalmente con il nome dell'oggetto, quindi un cerchio punto get raggio. L'errore che mi dà qui, ve lo leggo, mi dice raggio cannot be resolved to a variable. Ok, quindi non posso, o se vado a scrivere un cerchio punto raggio, l'errore diventa che il campo raggio di cerchio non è visibile. Perché? Perché è protetto da questo specificatore di accesso private. Quindi, qua devo per forza utilizzare getRaggio. Ho complicato un po' l'output così perché mi piace ogni tanto complicare la vita agli studenti. Potevo anche solo fare system.out.println circonferenza e analogamente per area. Ora vado a eseguire e vedete che il risultato è questo. Cerchio mi stampa l'oggetto e vedete che il raggio di questo oggetto è 1. Poi mi calcola la circonferenza del cerchio, quindi essendo la formula 2 per pi greco per r, viene fuori 6, 28 e rotti, no? Perché pi greco è 3,14 in approssimato. E l'area del cerchio invece, siccome prende il raggio, lo eleva al quadrato, ma 1 al quadrato fa 1, moltiplicato pi greco fa 3,14. Adesso facciamo un'altra supposizione. Supponiamo, e qui vado a crearmi il package. Esempio 2. Supponiamo di avere un amico programmatore. Sto copiando la classe cerchio e la sto incollando dentro questo nuovo package. Quindi chiudo tutto. Supponiamo che ci sia un nostro amico programmatore che ha già creato la classe cerchio, però non è proprio quella che serve a noi perché nella classe cerchio creata dal nostro amico programmatore non c'è il metodo per calcolare l'area. Quindi, se io utilizzo sempre lo stesso metodo di test con questo cerchio, purtroppo non funziona, no? Perché manca l'area. Quindi possiamo vederlo se apro di nuovo test, se invece di importare cerchio dal package esempio 1, lo importo da esempio 2, mi va a prendere la classe cerchio senza l'area. Ora, se salvo, vedete che qua mi dice che area non esiste.
giustamente, cioè è abbastanza banale la cosa, è ovvio che sia così. Quindi purtroppo ho la classe, naturalmente dovete pensare a questo problema in grande, cioè adesso stiamo facendo un piccolo algoritmo sul cerchio, ma provate a pensare a un programmone grande con tanto codice. E supponiamo che sia quasi già tutto fatto, ma manca un pezzo. E diamine, devo riscrivere tutto da capo come ho fatto io per la classe cerchio? No, posso sfruttare il meccanismo di ereditarietà. E allora andiamo a vedere. Significa che io posso creare una classe che estende la classe cerchio del mio amico programmatore, aggiungendo solamente il metodo che manca, cioè il metodo area. La problematica è quella di andare a riutilizzare del codice che esiste già, senza quindi dover ripartire a fare tutto un intero progetto da zero, però andarlo a personalizzare, a estenderlo, aggiungendo le cose che mancano. Quindi supponiamo di avere già una classe cerchio creata da qualcuno, dove però manca il metodo che calcola l'area. Come si fa? Vediamo questo diagramma UML. Allora abbiamo la classe cerchio, con il raggio, variabile distanza, il metodo, adesso qua si chiama diversamente, comunque il metodo che calcola la circonferenza, i metodi getSet, il costruttore neanche si scrive, si dà per scontato. E il metodo toString non è inserito qua, ma non fa niente, questo è solo un esempio. Io posso creare una classe che estende la classe cerchio aggiungendo il metodo che calcola l'area. Graficamente, quindi con il linguaggio UML, questa situazione si rappresenta proprio così come la vedete qui. Quindi le due classi che sono collegate con una freccia che ha però la parte terminale non colorata, bianca, con la freccia che va dalla classe più specializzata, quella più estesa, alla classe meno specializzata, cioè più generale. Questa relazione in realtà si chiama relazione di generalizzazione specializzazione. Cerchio è la classe più generale, più astratta, mentre il mio cerchio è più specializzata perché? Perché rispetto al cerchio permette anche di calcolare l'area, quindi ha qualche cosa in più. Naturalmente non basta avere qualcosa in più, bisogna che siano le due classi, abbiano veramente dal punto di vista concettuale un'attinenza. L'ereditarietà cosa vuol dire? Vuol dire che la classe mio cerchio eredita, per quello si parla di ereditarietà, eredita dalla classe cerchio che si chiama superclasse, mentre mio cerchio è sottoclasse, dalla superclasse eredita tutti i membri public, cioè tutti i metodi che sono public, quindi calcola CRF, getRaggio, setRaggio, questa classe li può utilizzare come se fossero dei suoi metodi e non c'è bisogno di ridefinirli. Per quanto riguarda invece le variabili private o comunque tutti i membri private, il discorso è un po' diverso, nel senso che se io creo un'istanza di mio cerchio, tutto ciò che c'è in cerchio compare anche dentro a mio cerchio, ma non è accessibile direttamente, si accede sempre utilizzando i metodi get e set. Quindi se creo mio cerchio avrà un raggio all'interno, ma non potrò dalla classe mio cerchio accedere direttamente al raggio, dovrò farlo con i metodi get set. Mentre quando sono nella classe cerchio posso accedere direttamente a raggio perché raggio è definito proprio dentro la classe cerchio. Nel package esempio 2 aggiungo la classe mio cerchio. Per specificare che questa classe estende la classe cerchio, devo andare a scrivere extends cerchio. Va bene, non riesco a scrivere stasera. Extends cerchio. Qua mi dà subito un errore. Perché mi dà un errore? Perché adesso vi faccio vedere che cosa mi dice praticamente che manca il costruttore, che il costruttore deve essere realizzato in un modo un po' particolare. Allora, questa classe ha, come tutte le classi, un suo costruttore, public, mio cerchio. Poi vediamo cosa bisogna mettere qua dentro. Questo costruttore costruisce un oggetto che al suo interno include
anche il raggio della classe cerchio. Per questo motivo il costruttore della classe mio cerchio deve contenere come parametri i parametri che servono al costruttore della sua superclasse, quindi questo. Poi, se ci sono delle variabili di distanza, qui bisogna aggiungere anche le variabili di distanza della classe mio cerchio. Quindi, in una sottoclasse, nel costruttore ci sono tutti i parametri presenti nel costruttore della superclasse, più eventuali altri che derivano dal fatto che ci sono delle variabili di distanza, che qua però in questo esempio non ci sono, quindi non aggiungo nient'altro. Questo raggio, questo parametro va passato al costruttore della superclasse. Come si fa? Non possiamo richiamare il costruttore della superclasse da qui. Dobbiamo farlo utilizzando una particolare parola chiave che è super. E tra parentesi andiamo proprio a mettere questo raggio qua. Raggio. Questa fa una chiamata esplicita al costruttore della superclasse. Si tratta solo adesso di specializzarlo, aggiungendo il metodo public area, restituisce sempre un double, e cosa deve restituire? La formula è uguale a quella che abbiamo visto in precedenza, cioè questa, la copio. Però bisogna fare attenzione ad una cosa, adesso lo vedrete subito. Quindi, CTRL V. Qua mi dà errore perché mi dice che raggio è una variabile che non esiste, difatti non c'è raggio qui. Raggio si trova in quella porzione di oggetto che è stata costruita tramite il costruttore della classe cerchio. Quindi, di nuovo qua, devo utilizzare il metodo getRaggio, questa volta senza fare riferimento ad uno specifico oggetto. Basta scrivere getRaggio, perché automaticamente, ma sempre rimando poi il dettaglio di questa spiegazione a momenti successivi, automaticamente il compilatore sa che se questo getRaggio non è qua dentro, sta nella superclasse e lo capisce perché qua. Cioè extends, naturalmente va a controllare che ci sia, però lo cerca lì e lo trova, quindi lo esegue. Questo get raggio restituisce il raggio e quindi tutto funziona come abbiamo già visto. E qua finisce l'estensione della classe cerchio con mio cerchio. Andiamo a vedere adesso il test. Mio cerchio è la classe. Diamo il nome mio cerchio all'oggetto, al nuovo oggetto, uguale new mio cerchio. Importiamo la classe mio cerchio. Questo naturalmente lo tolgo. Vado a stampare mio cerchio. Poi, qua devo solo cambiare il nome dell'oggetto e anche negli altri posti. Qua, mio cerchio. CTRL V. Quindi ho creato un'istanza non di cerchio, ma di mio cerchio. Ho creato sempre un cerchio di raggio 1. Poi lo stampo, calcolo la circonferenza. Notate che circonferenza non c'è nella classe mio cerchio. C'è in cerchio, ma il compilatore lo sa che se non è il mio cerchio va a cercarla in cerchio e la trova. Perché il mio cerchio è una sottoclasse di cerchio, perché extends cerchio. Quindi va a prenderlo da lì e area invece la trova direttamente nella classe mio cerchio, quindi userà questa. E qua getRaggio rimane, è sempre il metodo della classe cerchio, quindi devo solo salvare ed eseguire.
Ok, va bene, ho fatto un disastro. Quando succede questo si fa window perspective, reset perspective. Yes, a volte capita. Ok, quindi rieseguo. Eccolo qua. Vedete, cerchio raggio uguale a 1, circonferenza del cerchio è come prima, esattamente come prima, però con la differenza che questa volta nella classe cerchio non è presente il metodo che calcola l'area, l'ho aggiunto io andando a estendere la classe di partenza. E questa operazione la posso ripetere, cioè posso creare una catena, una gerarchia di classi, esattamente come ha fatto Java, che ha all'inizio la classe object molto astratta e poi via via tutte le classi più specializzate, comprese quelle che creiamo noi, perché la classe cerchio, per esempio, è anche la classe cerchio è una sottoclasse diretta di object. Voi questo non ve ne accorgete, ma è così. Così come anche, quindi la classe mio cerchio si trova in una gerarchia dove c'è object, cerchio, mio cerchio.